buongiorno a tutti. Questo è un campione di coccio blocco che abbiamo sviluppato internamente allo studio MM proprio per l'occasione di questa fiera e è un prodotto che cerca di recuperare alcune tradizioni storiche del passato e sto parlando del coccio pesto che era una malta, un intonaco usato ai tempi dei romani fatte da laterizio tritato e calce e l'abbiamo diciamo ammodernato con l'aggiunta di fibre vegetali, in questo caso paglia. Allora la calce è stata sostituita da un nuovo legante che si sposava meglio con paglia e laterizio tritato e il grande vantaggio di questo nuovo prodotto è che oltre ad avere caratteristiche di traspirabilità come il vecchio coccio pesto ha anche la possibilità, cambiando i quantitativi di paglia, di fungere da pannello isolante a bassissima conducibilità termica e quindi ideale per fare dei cappotti esterni di abitazioni, quindi coibentarlo, oppure aumentando la frazione di laterizio passiamo a appunto la formazione di blocchi come questo che hanno delle densità di 1100 kg al metro cubo e hanno una massa areica tale da garantire un ottimo isolamento acustico pur mantenendo sempre la caratteristica di traspirabilità propria di questi prodotti tutto sommato naturali di una volta. Quindi in un unico prodotto riusciamo ad avere dal pannello isolante a 400 kg al metro cubo di massa volumica a dei blocchi strutturali che hanno appunto 1100-1200 kg al metro cubo di massa volumica e quindi funzioni completamente diversi. Unendo strati sovrapposti di questi materiali si riescono a creare pareti di 30 cm di spessore totale che garantiscono il K termico richiesto per normativa, quindi abitazioni in classe A ma traspiranti e senza quindi problema di condense, muffe e quant'altro. Tutto con materiale interamente di recupero.